Amore sacro e amor profano a San Donà di Piave, la giunta di centrodestra divisa tra i leghisti che il giorno della festa del paese vogliono eleggere Miss Padania e il PDL che vuole difendere la religiosità della sagra dedicata alla Madonna del Rosario. L'inviata Maria Grazia Fiorani. Miss Padania deve venire eletta a San Donà. Io farei anche Mister Padania il prossimo anno. Non si deve fare. No, perché è una festa religiosa, non ho capito perché ci deve andare in mezzo alla politica, tutto là. Miss Padania e la Fiera del Rosario potrebbe essere il titolo di una commedia di goldoniana memoria, invece è una storia dei nostri giorni. La trama parla di una lite tra PDL e Lega sull'elezione di Miss Padania durante la festa del Rosario che come tradizione si svolgerà i primi di ottobre. Una lite che fa traballare la giunta di San Donà di Piave nel cuore della Padania, 42.000 cittadini per lo più ancora in vacanza. Protagonisti il sindaco leghista Doc ed anche lei bellezza padana che ha deciso di dare il via libera alla manifestazione e gli assessori del PDL. Per loro non se ne parla, è una festa che ha origini religiose e la politica non deve entrarci nulla. La prima volta che ho letto questo nei giornali ho sorriso, la seconda volta ero amareggiata, adesso sono arrabbiata, nel senso che io credo che la politica debba veramente occuparsi dei problemi seri. Voi comunque Miss Padania la farete? Perché non la dobbiamo fare? Già da subito diserteremo i prossimi consigli comunali e in più le posso anticipare che un assessore del PDL mi ha già dato le proprie dimissioni. Insomma, sulle bellezze padane non si scherza, soprattutto se, come ricorda il PDL, la vincitrice di Miss Padania deve mettere per iscritto di condividere gli ideali politici della Lega. E mentre a Roma il PDL passa notti agitate per i problemi interni, qui scricchiola l'alleanza di ferro. Ma questo fatto che litighino i due alleati, Lega e PDL, la preoccupa? Oddio, oddio, oddio.